Ragazzi, benvenuti a questo video. Oggi non parliamo di me, parliamo di un ragazzo di cui vado estremamente fiero ed è un mio cliente, si chiama Camillo. È venuto da me a gennaio, quindi vi metto qua sullo schermo la trasformazione che abbiamo fatto in 4 mesi di lavoro. Da metà gennaio a metà maggio vado strafiero dei suoi progressi e ho pensato, perché no, di iniziare a fare una piccola serie, una rubrica sulle trasformazioni che faccio con i miei clienti, che magari potete cogliere qualcosa anche voi, possono essere utili sia per ispirazione che magari se vi do dei consigli di quello che abbiamo fatto e potete applicarlo anche voi al vostro allenamento e alla vostra dieta. Non vi voglio dare tutti i dati esatti, semplicemente per un motivo, che comunque queste cose si devono individualizzare, si devono personalizzare, ed è quello che faccio con i miei clienti, quindi qualche cosa, ad esempio, le calorie precise, i macro precisi che do a lui, potrebbero non essere così ottimi per te, proprio perché dobbiamo, ognuno di noi ha un fabbisogno calorico diverso, dobbiamo trovare i valori di calorie e macronutrienti che sono comunque individualizzati, vedere come risponde il proprio corpo e fare le varie modifiche. Piccola intermission: se non sai qual è il tuo fabbisogno calorico giornaliero, basta che vai sul mio sito www.muscolavita.com, ho scritto un articolo e dentro l'articolo c'è il calcolatore delle calorie, quindi se ti serve ti consiglio di andare a controllare. Questa è la trasformazione, la rimetto adesso sullo schermo, in 4 mesi natural, che è assolutamente pazzesco. Complimenti Camillo, veramente sono fiero di te, fiero perché una cosa sicuramente è stato iper disciplinato, iper costante con quello che gli ho dato, ogni piccola modifica che abbiamo fatto lui l'ha eseguita in questi 4 mesi. Voglio solo darvi più o meno un'idea, siamo partiti a 68 kg quando è arrivato da me nella condizione della prima foto e ci stavano diciamo due, potevamo muoverci verso più una massa o verso più una definizione. Io volevo imparare a conoscere come funzionava il suo corpo e come rispondeva, quindi l'ho messo su una ricomposizione di massa. Ed è fondamentale capire che comunque ogni calcolatore è una stima, quindi ogni formula teorica ti dà una stima, un punto da cui partire, potrebbe non essere iper precisa. Io uso la formula di Cash-McArdle con i miei clienti, ma qualsiasi formula teorica, qualsiasi app utilizzate, potrebbe funzionare, potrebbe non funzionare, vi dà un buon punto di partenza da cui stimare le calorie, quindi per avere un'idea di partenza va benissimo, poi bisogna in pratica trovare quello che effettivamente funziona e come risponde il nostro corpo. Ok, ho calcolato le calorie, mi sembra che abbiamo iniziato con nei giorni on un pochino più alto, 2500-2600 calorie, nei giorni off 2000-2100 calorie, ok? Questo è il motivo principale, era perché io volevo provare a vedere se facendo giorni on e giorni off riuscivamo a bruciare i grassi e allo stesso tempo mettere su un pochino di massa muscolare. Col passare del tempo abbiamo visto che a queste calorie in realtà il suo peso non è aumentato ma scendeva piano piano, quindi all'inizio ho deciso ok, aumentiamo di qualcosina. Ogni aumento che faccio sono più o meno di 100-150 calorie, non voglio fare niente di estremo e mi sembra quindi che abbiamo aumentato un pochino le calorie. Nonostante tutto ciò, Camillo si allenava costantemente 4 volte a settimana, faceva gli addominali, camminava tanto perché lavora, praticamente c'ha un orto e quindi camminava tanto, può fare un sacco di passeggiate e quindi notavamo che nonostante l'aumento di calorie il suo peso continuava più o meno a scendere. A questo punto io ho detto cosa possiamo fare? Possiamo sforzare la crescita muscolare e continuare ad aumentare le calorie oppure accettiamo il fatto che il suo corpo sta prendendo queste calorie e nonostante non è che siano poche, sta prendendo queste calorie e comunque sta piano piano bruciando grassi e piano piano perdendo peso. Ho deciso, perché no, invece puntiamo più su una ricomposizione di definizione, così bruciamo il grasso che ha, vediamo i risultati, per quella cosa importante, mettere massa muscolare da natural è un processo lento. Se uno parte direttamente con la presa di massa, bisogna considerare che ci vorranno mesi. Quindi io volevo far vedere a Camillo che riuscivamo a ottenere risultati più rapidamente. Spieghiamo meglio, avremmo potuto continuare ad aumentare le calorie, però avendo visto che aumentando le calorie comunque il suo corpo tendeva a bruciare i grassi, ho pensato perché non costruire una base adesso, più ci definiamo adesso e più possiamo protrarre una fase di massa a lungo termine più in avanti e quindi abbiamo detto perché andare contro quello che vuole fare il fisico, andiamo con e quindi abbiamo fatto questo switch, diciamo sfruttiamo quello che vuole fare il corpo naturalmente. Abbiamo quindi deciso di abbassare di nuovo un pochino le calorie, di pochissimo, di sempre 100-150 calorie e di farlo muovere di più. Diciamo che con Camillo abbiamo detto 10.000 passi era il nostro obiettivo giornaliero e se lui riusciva a fare più passi, se effettivamente in questa fase lui ha fatto, la media era più alta di 10.000, c'erano alcuni giorni in cui faceva passeggiate lunghe, faceva 15.000, altri quasi 20.000, io ho detto che per ogni 5.000 passi sopra i 10.000 passi poteva reincludere un 300 calorie per quanto riguarda la dieta. Perché? Perché 10.000 sono già tanti, bruciamo un 600-700 calorie facendo 10.000 passi al giorno, che consiglio a tutti, molti dei clienti che vengono con me li metto a 10.000 passi e
gli ho detto, se tu cammini di più, perfetto, puoi mangiare un pochino di più. Quindi questo è quello che abbiamo fatto. In questo periodo, quindi su questi 4 mesi, siamo arrivati al peso sui 63 kg, 63 kg e mezzo, quindi abbiamo perso più o meno 4-4 kg e mezzo in questi 4 mesi, quindi un tasso di perdita di peso molto basso che ci ha permesso di fare una ricomposizione corporea. Abbiamo bruciato grassi e abbiamo messo su massa muscolare. Nell'ultimo periodo cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una strategia di peak week che si fa ad esempio pre-competizione, pre-gara, pre-festa, pre-photoshoot. Non tutti lo possono fare, ma io ho visto che Camillo era veramente costante e disciplinato sui valori che gli davo, colpiva tutto con precisione, e quindi l'ultima settimana gli ho fatto un protocollo di peak che ha funzionato alla perfezione. Praticamente quando uno entra in definizione, se si arriva diciamo sul 10% di body fat a cui appunto siamo arrivati con Camillo, è lì che veramente fare questa strategia di peak può portare ancora migliori risultati. Praticamente una volta che uno va in definizione da natural, perde volume muscolare, perde glicogeno, quindi i muscoli sono un attimino meno gonfi e quindi sbattono di meno sulla pelle, tira meno la pelle, di conseguenza esteticamente il fisico non è al top. Con un protocollo di peak possiamo ritornare a riempire i muscoli di glicogeno, possiamo dargli più calorie e avrà un pump perfetto, gli ritorneranno le vene. Diciamo che se noi vogliamo essere col fisico più estetico possibile per un giorno solo, ok, si può fare questo protocollo di peak che abbiamo fatto con Camillo. E anche qui, se volete sapere esattamente cosa ho fatto col protocollo di peak, vi do un esempio nel video che vi lascio anche sotto qua in descrizione, in cui ho fatto su me stesso. Vi fa capire più o meno le variabili più importanti, che sono l'acqua e i carboidrati, da un attimino modificare ogni giorno in quell'ultima settimana per raggiungere il fisico, diciamo, esteticamente migliore possibile. Quindi abbiamo iniziato una ricomposizione di massa, riscesi giù a una ricomposizione di definizione e poi abbiamo fatto un protocollo peak nell'ultima settimana per raggiungere quest'ultima condizione. Ricordo sempre, ognuno di noi deve poi personalizzare, individualizzare, provare su se stesso, non fatelo così tanto per farlo, ci deve essere una struttura. Vi sto solo dando quello praticamente che abbiamo fatto con Camillo, se può essere utile ad alcuni di voi. Con l'allenamento cosa abbiamo fatto invece? Allenamento da 4 volte a settimana. Siamo passati all'inizio, abbiamo iniziato con un suo ciclo di forza e di ipertrofia, okay? Quindi abbiamo preso veramente spinto sulla progressione di carichi su alcuni pochi movimenti chiave, uno per gruppo muscolare. Perché no, vi parlo un secondino dei movimenti chiave che abbiamo scelto per Camillo. Abbiamo la incline bench press, quindi panca inclinata, abbiamo un tipo di rematore, abbiamo scelto wide T-bar row, abbiamo usato la push press per la spinta verticale e abbiamo usato lo squat per le gambe principalmente. Questi erano i movimenti chiave su cui lui ovviamente voleva spingersi a progredire. Nelle prime 3 settimane abbiamo fatto una programmazione standard con un volume standard medio, poi abbiamo fatto la 4ª settimana di overreaching aumentando il volume di 2-3 serie per alcuni movimenti e poi abbiamo fatto uno scarico nella 5ª settimana. Questo diciamo era l'impostazione del suo primo mesociclo. E poi siamo passati a un mesociclo di specializzazione. Vedevo che le sue braccia erano un tantino, diciamo, indietro rispetto al resto del corpo e quindi abbiamo fatto una specializzazione mettendo bicipiti e tricipiti a inizio allenamento con movimenti di isolamento che non faccio sempre, ma ripeto, su una carriera di un lifter su tutto l'anno dobbiamo costruire diversi mesocicli. Con Camillo abbiamo iniziato col blocco forza e ipertrofia per fargli aumentare di forza, che abbiamo fatto, siamo progrediti nonostante un po' il deficit e in più anche massa muscolare l'abbiamo messa un pochino. Poi siamo passati a specializzazione in cui abbiamo messo l'isolamento prima dei composti per bicipiti e tricipiti e anche qui abbiamo notato finalmente una buona crescita di massa muscolare sui bicipiti. E perché abbiamo fatto così? Perché c'è della ricerca scientifica che esplicitamente dimostra che per sviluppare meglio tutti e 3 i capi del tricipite dobbiamo non solo avere un movimento pesante di spinta, ma anche includere qualche cosa di isolamento tipo tricep push down. E in più, se vediamo il nostro allenamento, gli esercizi che mettiamo prima progrediamo di più. E infatti si era visto in un'altra ricerca che mettendo i tricipiti prima della panca, i tricipiti in sé sono cresciuti un pochino di più nel gruppo appunto che ha fatto questo switch rispetto al gruppo controllo che aveva i push down dopo la panca. Questo è il motivo. Non voleva essere un video tecnico, questo voleva più essere un video di ispirazione, farvi capire cosa abbiamo fatto. Ragazzi, ognuno di noi può trasformare il proprio fisico. Io ho altri clienti che fanno trasformazioni ottime. La cosa che metterei proprio in alto alla lista è chi si dedica con disciplina e costanza a seguire un programma strutturato. Se si fa così, poi veramente il lavoro del coach è così più semplice, non devo fare niente perché so esattamente quello che sta facendo l'atleta, so le modifiche che dobbiamo portare se non vediamo i cambiamenti che vogliamo. Questa era la trasformazione di Camillo di 4 mesi. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spaccate questo pulsante like,
veramente fatevi sentire che ci siete, secondo me ha fatto una trasformazione incredibile. E cosa faremo da qua? Chiaramente adesso che abbiamo lasciato libero Padel Cheat Day può stare un attimo più rilassato, siamo arrivati a una condizione fisica pazzesca, non vogliamo perdere la condizione, ma adesso ritorneremo in una fase di massa lenta e lunga, perché per un natural la massa è veramente importante e per mettere su massa dobbiamo veramente massimizzare il periodo in cui siamo in surplus calorico. Quindi adesso che abbiamo creato una buona base, siamo più o meno al 10% di massa grassa, possiamo riaumentare piano piano con un tasso di presa di peso non troppo elevato, magari tra quel 0,6-0,8 kg al mese, e la spingiamo per un anno e secondo me faremo una trasformazione ancora più assurda, e non vedo l'ora di portare anche quella parte a voi. Fatemi sapere se vi è piaciuto, un video diverso dal solito, ma non lo so, sono veramente fiero di Camillo, fiero di altri clienti che ho, se vi piace porto anche le trasformazioni d'oro. Come detto, non volevo entrare troppo nei dettagli perché non voglio farli troppo tecnici, ma più di ispirazione. Se invece volete video tecnici me lo dite e proviamo ad andare passo per passo, calorie e allenamento, quello che abbiamo fatto con loro. Vi ringrazio di tutti, come sempre se volete un aiuto personalizzato basta andare al mio sito muscolarvita.com. Vi ringrazio di cuore regà e niente, ci vediamo al prossimo video. Aiutare? No, grazie. Ma hai perso gli occhi? Ecco una cosa. Vai, riproviamo. So wide angle. Yeah, I think so. You are. Ah. Beautiful. I did it, bro. Go. L'abbiamo fatta.